Termoli arbitro per la vittoria del campionato. Giallorossi, infatti, nelle ultime due giornate affronteranno nell'ordine prima in casa l'Aquila per finire Campo Basso in trasferta. Il successo esterno di una settimana fa sul campo del Matese ha fatto fare un grande salto ai Giallorossi verso la salvezza. Manca poco, il calendario però non aiuta gli Adriatici, anche se Sicignano e Soci hanno dimostrato di potessero giocare con tutti. A partire da domani, quando ospiteranno la vicecapolista L'Aquila. Abruzzesi lanciatissimi e motivati dopo gli ultimi successi: 64 punti conquistati, frutto di 19 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. 39 reti fatte, solo 22 concesse, che ne fanno la miglior difesa del girone. Arrivano da 5 vittorie consecutive, dove ha subito una rete, quella del Riccione una settimana fa. Mister Cappellacci per centrare la vittoria e mettere. Pressione a campo basso non cambia e si affida alla formazione migliore, che ben ha fatto nell'ultimo mese. Punti di forza è il portiere Michelin, il difensore Angiulli e il fantasista Banegas, autore fin qui di 16 reti, e spauracchio per la difesa giallorossa. Da tenere occhio anche l'attaccante Di Santo, dato in ottima forma. Di contro, però, ci sarà un Termoli pronto a dar battaglia e regalare l'ultima soddisfazione davanti al pubblico amico. Mister Carnevale contro gli Abruzzesi dovrà rinunciare ad Esposito, che scontra la terza giornata di squalifica, e agli infortunati Longo ed Hernandez. L'11 quindi, è pressoché fatto. Lombardo gira tra i pali, difesa guidata da Sicignano con Uzzol e Cagliazza. Mediana, vertice basso, scoppa con Maiorino, Corcione e Barchi. Tridente offensivo, Burzo, Gabrielli e uno tra Rinella e Usfar. Dodicesimo uomo in campo sarà il tifo giallorosso chiamato in massa per il congetto al Cannarsa per il 2023-2024. Nel match d'andata, giocato sul terreno del Gran Sasso d'Italia, successo dei padroni di casa per tre reti a due. Al Gino Cannassa, con fisco d'inizio di fissato alle ore 15, Termo Milagro, di sarà diretta dal signor Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti di linea Gianluca Guerra di Nola e Francesco Minerva di Lecce.